Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di Vivere in Corea del Sud. Oggi, come da titolo, parleremo di Corea del Nord e dei tunnel di infiltrazione per un attacco a sorpresa al sud. L'argomento è poco conosciuto dalle nostre parti e ha attirato la vostra attenzione, o meglio di alcuni di voi, dopo che ho pubblicato alcune foto sulla pagina Facebook del canale. Difatti, oltre un anno e mezzo fa, ho visitato il quarto tunnel che, insieme al terzo, è possibile visitare. I tunnel si trovano lungo la linea demilitarizzata, ma non la classica che tutti sono abituati a vedere in televisione, ma lungo appunto il parallelo, diciamo, la linea di confine tra le due Coree. I tunnel conosciuti sono quattro, c'è chi afferma ve ne siano molti di più, però di fatto quelli che sono stati trovati sono il primo nel 74, il secondo nel 75, il terzo nel 78 e l'ultimo, quello che ho visitato io, nel 1990. Le posizioni, teoricamente, sono tutte strategiche per raggiungere in tempi più o meno brevi Seoul. Il primo e il terzo e il secondo sono più vicini e il quarto però si trova comunque in una posizione che è strategica. La Corea del Nord nega di aver costruito tunnel per invadere il sud, piuttosto affermò, una volta presa con le mani nel sacco, si trattasse di miniere di carbone, carbone che comunque non è stato trovato. La costruzione dei tunnel pare sia cominciata nel 1971, nel momento in cui Kim Il-sung disse ai coreani del nord di prepararsi per un'invasione e per un'eventuale guerra con il sud, e poi di fatto la scoperta dei tunnel inizia nel momento in cui Corea del Nord e Corea del Sud allora stavano dialogando per la pace. Il primo tunnel fu scoperto per caso da un soldato di pattuglia che già alla prima ispezione ebbe un conflitto a fuoco con le truppe nordcoreane presenti nel tunnel e dopo qualche giorno perse la vita un maggiore americano vittima di una mina antiuomo e gli altri soldati americani e coreani che erano con lui ad ispezionare il tunnel rimasero feriti. Le dimensioni del tunnel erano abbastanza piccole ma consentivano a numerosi soldati di comunque passarci attraverso. Sono stati trovati dei fili con delle lampadine che permettevano l'illuminazione del tunnel e alcune stanze, alcuni buchi, potevano essere usate come aree di riposo. Il secondo tunnel fu trovato tramite una soffiata di uno dei disertori del nord scappato a sud e come dimensioni era sempre simile al primo, un po' più grande. Stesso discorso per il terzo, tutti poi erano cementati con cemento armato. E in più nel terzo e nel quarto poi vi erano anche degli spazi usati come deposito di armi. Quando ci sono stato io era il periodo in cui Pokémon Go iniziava a prendere piede, era già possibile trovare dei cartelloni, delle indicazioni con il divieto di giocare a Pokémon Go in quelle aree perché è anche una zona minata perché durante la guerra negli anni 50, coreani del sud e coreani del nord, quando ancora i confini non erano definiti, comunque si addentravano un po' a nord e un po' a sud e in diversi posti sono state lasciate delle mine. Tra l'altro, durante l'estate, quando ci sono le piogge torrenziali, spesso i soldati del sud vanno intorno ai fiumiciattoli a ispezionare perché tante volte capita che le mine, che ormai sono lì da decenni, con la pioggia, il fango, tutto quanto vengono trasportate da una parte all'altra. I tunnel sono stati bloccati con cemento armato, diversi blocchi, almeno tre blocchi di cemento armato, e terzo e quarto appunto è possibile visitarli, e nel quarto, dove sono stato di persona, praticamente si entra in questo tunnel che va 200 metri verso, non verso il basso, ma verso l'interno. Dopo un 150-200 metri che si va in lungo e un po' verso il basso, la temperatura comincia ad abbassarsi, le pareti sono tutte umide e bagnate con gocciolanti, è vietato fare video. Un soldato vi guida fino a un passaggio a rotaie dove è possibile salire su un carrello che vi porta poi apparentemente oltre il confine sottoterra, fino a un punto in cui c'è la parete di cemento armato, però ai lati del tunnel è comunque strettissimo, praticamente accovacciati su questo trenino e si passa a fil di tunnel e è possibile vedere i fori di proiettili, si furono a causa degli scontri a fuoco quando i tunnel vennero scoperti.
Sempre in zona è possibile visitare l'osservatorio, dove dei soldati vi spiegheranno un po' di aneddoti sul modo di pattugliare. Tutto intorno è pieno di recinzioni e praticamente tra una recinzione e l'altra parte ci sono circa 2 km di distanza, perché di fatto termina quella del nord, ci sono 2 km e poi ci sono le barriere della Corea del Sud. Nell'arco di questi 2 km è pienissimo di bombe, di mine. Dall'osservatorio è possibile guardare con i binocoli, però è vietato fare foto perché comunque eventuali flash possono essere scambiati come spari dal nord ed eventualmente si potrebbe creare un conflitto a fuoco. Nell'arco di questi decenni è capitato che appunto i coreani del sud e i coreani del nord in qualche misura si sfottessero a vicenda. I soldati raccontano che diversi anni fa, nella zona del nord, che comunque sembra sempre abbandonata, anche gli avamposti sembrano vuoti, pare che dei coreani del nord avessero mandato delle soldatesse a spogliarsi nude e a lavarsi per eventualmente distrarre i coreani del sud, prendere in giro o avanzare e fare qualcosa da un'altra parte. E in tutta risposta i coreani del sud mandarono delle Miss Corea in costume, in bikini, a prendere il sole o comunque a passeggiare vicino all'osservatorio. Quindi spero che abbiate trovato interessante questo argomento. Potrebbe essere parte di una rubrica a parte in cui tratto argomenti storico-politici. La Corea del Nord e la Corea del Sud hanno questa storia che per noi occidentali è un po' affascinante, o comunque ci sono così tante curiosità e misteri che provocano appunto interesse da parte nostra, generalmente, almeno da parte mia è così. Se avete domande lasciatele sotto il video, possiamo studiare insieme. Un saluto e al prossimo video.